Ah, quanto è bello sentire questa canzone 80 volte. Avreste mai pensato voi nella vostra serata di sentire questa canzone 80 volte? E invece è successo, abbasso un po' prima che mi spaccate completamente tutto. È vero, sono anche in proprio lungo degente. Adesso è il momento di chiamare Danilo Della Frana. Io lo chiamo, vediamo che cosa succede. Ciao mamma, sono in diretta, dice. Luke McQueen è apparso nella chat, è vero. Adesso però chiamerò Luke McQueen, se vuoi partecipare anche tu. Ma in realtà sto cercando di chiamare Dan, in realtà. No, perché voi non lo vedete, in realtà, o forse sì. Non lo vedete, ma in realtà qua sotto c'è Luke McQueen che ha segnato il fatto che anche lui in questa chat che sto usando. Iniziamo la chiamata, poi chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Scegli i dispositivi. Il dispositivo è... No, stai buono, dispositivo. Il dispositivo è giusto perché voi Smith erbaio, inizia chiamata. Bene. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Chi c'è, chi non c'è, bidet, come si dice. Addirittura farò una mise en abyme e metterò la finestra di questo qua. Sempre più contorto. Curiosamente non si vede comunque niente, ma però sto chiamando. I'm calling home, come il dio delle città, se non riesco a trovare la cosa di questa finestra. Tu, dov'è Dan? Io non voglio vedere me stesso. È strano, vedete le cose strane che non c'entrano niente. Basta, devo partire questo gioco perché sennò impazzisco. Ecco, new game. Appassionante. Always finger, certo. Allora, Momo, intanto Momoko si sveglia. Momo, Minky Momo, good morning Momo. Sto chiamando intanto, mi risponde nessuno. Scambi il tuo infamico rosso con il mio nero? No. Che tra l'altro questa sera, voi non lo sapete, ma io volevo fare una cosa completamente diversa. Adesso vi spiego cosa. Questa sera? Che sera, guarda. Questa sera doveva essere questa sera qua, capito? È tutto un rossignol. Questa sera in realtà doveva essere la serata in cui giocavamo con l'MSX rosso, se non che ho realizzato una cosa terribile, e cioè che l'MSX rosso, al di là del fatto che gli ho messo dentro questa cartuccia che non si sa perché, l'MSX rosso ha 16k di RAM, cioè niente, cioè tra gli MSX, ciao Dorimoguda, grazie del... L'MSX rosso, cioè il Sony 8-bit mezzo, il Beat 101 mezzo, che è il più bel computer mai creato nella storia dell'umanità, secondo me, dal punto di vista estetico, fa cagare, nel senso che dentro ha 16k. Quello PAL ne aveva 32, che comunque è poco. Considerate che molti MSX1 avevano 64k di RAM, e alcuni MSX1 avevano anche di più. Per esempio, tanto per dirne uno, il VG8020 della Philips, realizzato, penso, dalla Kyocera, in realtà ne aveva 80. Per dire, con 80 comincia a fare delle cose. Purtroppo con così pochi K, le cartuccine buffe che spesso si usano per far girare i giochi non vanno un cazzo. Ovvero sì, però un casino, insomma, non molto televisivo, non molto streamabile. Quindi alla fine, in ultimo, ho deciso di non usare questo qua, ma di usare, ho pensato, cosa posso usare, cosa posso mettere di rosso? E ho pensato di mettere in rosso proprio il Twin Famicom e di giocare cose a random. La Kyocera è la mamma della Mo. Vado via tra l'altro con questa incredibile maniglia. Ma che figa è questa cosa della maniglia, mi fa sempre impazzire il fatto che avessero messo una maniglia in un computer, cioè tipo valigia, ma mi sembra una pazzia, bellissimo. E lo appoggio qui. Intanto Minky Momo, tutto a posto, bene. Oh, mega ciao, intanto non so cosa stai dicendo Crisaturno, secondo me sei ubriaco, ma va bene. They locked me, mega ciao, non so di cosa stai parlando, ma va bene. Ah, perché non ho visto il gioco che andava. Comunque il gioco è ovviamente finalmente uscita la traduzione. Guardate come sfrigola questa grafica croccante ma sfrigolante in composito del Twin Famicom. È incredibile, il venditore di popcorn si chiama Pop. Questo logo mi fa così cagare che lo tolgo, guarda. Lo faccio così piccolo che, anzi, lo cancello, mi fa schifo, basta. Sì, vai via, logo di merda.
tanto ci avete qua, che ve frega, lo sapete che cos'è. Daniele Frana non è. Ma oggi è mercoledì, sì, no, sì, boh, sì. Benissimo, buonasera. Oh, quindi in sostanza il tipo del negozio buono si chiama Pop e Momo gli dice good morning Pop. Pop gli dice good weather today, è stato un dialogo intenso. Comunque mi piace questo Momo, finalmente tradotto in inglese. Abbiamo mai giocato questo? Ciao Alex Forge, Gabrata, Rin Studio, Barone Asmo, ciao a tutti, this is Sissi. Charmo, this is the arcade, wanna play, let's play. No, now is not the time. Charmo si incazza, ma poi ci sono i giochi che puoi giocare, scegli con il D-pad e comincia con A button e poi con tu lì press B, va bene. Fortune Telling Room, che bellezza. Beh, comunque graficamente, con tutto quello che abbiamo detto contro la palette del NES, quando viene usata bene, come si sbobina tutto. Tra l'altro avevo preparato anche questo, ma è rimasto qua questa bellissima immagine Seiko Matsuda che pubblicizzava appunto l'ID101.5, che però non c'entra niente con la serata Famicom, quindi lo metto via, ciao. Famicom, Twin Famicom, per carità di Dio, con ovviamente la possibilità di usare, ma oh, quanto scalda, con la possibilità di, perché scalda così tanto? Non lo so. First enter your birthday and today's date, change number with the pad, confirm with A button, return one with B button, va bene. Quando è la tua data di nascita? Se qualcuno, buonasera anche a Freeman, se qualcuno vuole... Non dovrebbe scaldare, ma non è tanto caldo, appena tiepiduzza. Se qualcuno vuole farsi prevedere il futuro dal Twin Famicom, potete farlo adesso dandomi il primo che mette la propria data di nascita. Qui gli predirò il futuro, quindi il più veloce a mettere la propria data di nascita in chat vincerà una predizione gratuita. E vince Dori Moguda, che è nato nel 25, pensa. Se il dottor Ogikuri fosse veramente nato il 6 del 6 di 66, sarebbe veramente bellissimo, ma purtroppo sta mentendo. O magari è vero, allora è veramente una figata. Allora, 25 dicembre sei nato, bizzarro. Allora, anche di Magica Emin anime, beh, ma perché questo è uno degli anime, per quanto non affiliato alle maghette, che ha determinato, cioè allo studio Pierrot, scusate, che ha determinato il successo delle Majocco, che nasceva in realtà da lontano con, ovviamente, Selly, la maga Selly, Chica Chica. Majocco si freddi! Non so se l'avete sentito, ma è arrivato Danilo Della Frana. Io vorrei vedere la sua faccia, ma non ce la sto facendo. Adesso la vedo, adesso la clicco, adesso continua a non vedersi la tua faccia, è un mistero. Ma non è un problema. È un problema per me, intanto ben arrivato. Allora, come sei arrivato? Come sei arrivato proprio, nel senso buono del termine? Allora, vedo che stai giocando a Minchia Momo. Sto giocando proprio a Minchia Momo, mi hai fatto capire? Allora, io voglio capire che non c'ha due. Esatto, che non c'ha due. Perché non mi stai visualizzando la tua bellissima faccia? Adesso lo scopriremo. Danilo, Discord. No, Danilo, Discord. Madonna mia, cosa sto facendo? Un gravissimo errore. Porca puttana. Gravissimo. Andare bannato in 3, 2, 1. Spero che non si sia visto niente. Non so neanche di cosa stavamo parlando, ma può essere solo una cosa terribile. Ecco. Le GIF, anzi le GIF, le JPEG, le PNG, insomma le scritte, i FF, si sprecano in chat. Dicono chiudere la patta, fosse la patta. Comunque, penso, no, l'ultima cosa di cui stavamo parlando è pertinente con questo gioco che ho messo a caso, solo perché è stato appena tradotto in inglese, materialmente, che ovviamente Minchia Momo. Parlavamo di Japan Magazine, praticamente sta per tornare in edicolo, sta per tornare in edicola Japan Magazine, cioè la rivista originale. L'originale, la rivista pirata degli anni 90 che piratava qualsiasi roba anime, manga senza pagare i diritti, sta per tornare in edicola per Sprea. È una cosa bellissima, secondo me. Poteva tornare in edicola sotto un'etichetta qualsiasi, eppure. Eppure scelto, vabbè, è bellissimo. No, vabbè, bellissimo. Allora, quindi il Babbage Coltiere, guarda che hai abdicato con l'MSX. Sì, l'ho spiegato prima, l'ho mostrato tutto, ho mostrato anche Seiko Matsuda, guarda, lo tengo sempre con me
Sei con Matsuda che presenta il suo mezzo, che è meglio che non presentasse il suo pezzo, ma potrebbe anche presentare il suo. Chi lo sa quali segreti nasconde Seiko Matsuda, che io amo alla follia. Quindi, scusate, eravamo rimasti, stavamo prevedendo il futuro di qualcuno, che non mi ricordo più. Allora, la data di oggi è... Il resto, questo MSX ce l'abbiamo tutti nella Kenobismo. Cioè, scusa, come non fare questa cosa? Non puoi entrare, eh? Scusa, cioè... Rifacciamolo, è troppo bello. Ah, cosa ho attaccato? Ah. Ciao Dan, passavo di qua per caso e... Oh, che combinazione! Oh, guarda, anche tu! Ma ce l'hai anche tu! Ma è incredibile questa cosa. D'altro canto, al giorno d'oggi, se non si ha un HB101, dove si va? Da nessuna parte. Come si va, ragazzi? Dopo aver detto ovviamente che... Dopo aver rivelato il fatto che è un computer di merda con 16K di RAM, ma questo è un altro discorso. Questo fa parte della... nonchalance di Kenobismo. Intanto lo metto qui per terra morendo. Ok, intanto qua cosa sta succedendo, Dan? Abbiamo cominciato la puntata un po' così, un po' bestemmiando. È giusto, perché fino a letteralmente le 21:30 questa macchina non funzionava. Poi, grazie al potere dell'alcol isopropilico, sì, effettivamente sta cominciando a funzionare, però le cartucce, se accendeva le cartucce, un cazzo, proprio non andava uno. Non era male. Non era male. Per far andare David Ward ci ho messo tipo 10 minuti. Bellissimo. Beh, insomma, ho visto, insomma, ti ringrazio. Comunque, dove eravamo rimasti? Da dove arriva la notizia di Japan Magazine? È una cagata, vero? Cucù, no, 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 non è una cagata, è vero, è una cosa vera. Me l'ha mandata... È una cagata vera. C'è una cagata vera. Oh, grazie, grazie Dorimo Guda, era 25-200 e abbiamo messo. La data di oggi è invece il... Non si aspettavano che qualcuno andasse così avanti a giocare a Minchi Momo nel tempo, ma incredibilmente la data di oggi è proprio 36, il 6 marzo. Bene. Allora, oggi, esatto... Sì, ok, muoviti Mickey Mom, hai rotto il cazzo. Today nothing particularly strange will happen. Ma è anche quasi finita la giornata. There are happy events that are related to... Number nine, Vitelsiano, bello. Also take care not to fight with your friends today. Vabbè, grazie. Cercherò, insomma. Penso che la tua condizione fisica migliorerà da oggi, comunque. Comunque la fortuna... dice solamente uno dei molti possibili futuri. Ricordiamo infatti che Minchi Momo muore sotto un'auto, è una cosa vera. A un certo punto della serie di Gigi lei viene investita da un'auto e muore, è così, e poi rinasce, ma questo è un altro discorso. Non ricordiamo che Gigi quando si trasformava mostrava una silhouette, sì, e c'era il mio amico Paolo che all'epoca, cioè Gigi quando si trasforma è nuda. Nuda. Tecnicamente io ho sempre pensato che fosse nuda, sono come il tuo amico, vedi? Certe cose, vabbè. Uff, che caldo che fa stasera, non so perché. Vabbè, tutta sta fatica per questa cosa che abbiamo visto di Gigi, di cui non ce ne fregava tutto sommato niente. È praticamente mitico Gigi in questa schermata. Esatto. Cioè il cane, il suo gatto magia, il suo cane pazzia e via. Però adesso almeno funziona. L'ultima volta che abbiamo giocato, secondo me non era tradotto, era tradotto. Qualcuno se lo ricorda? Cucu dice, ma cosa pubblicano? Una ristampa di One Piece finché non li mettono in prigione? Potrebbe essere, in effetti. In realtà immagino che usino semplicemente il nome e facciano cose normali. Sì, esatto. Vabbè, comunque Gigi è molto bello, ma non era, c'è un bambino sull'albero, non ce ne frega niente. E in generale non ce ne frega niente di Gigi. Bene. Allora, ti ricordo solamente che quello è il Twin Famicom, sì, dalla cui partita, quando tu lo acquistasti, sì, mi hai regalato Transformer The Headmaster. È vero. Il gioco. È vero, con voi non ha. Di merda, realtà, però vabbè. Vabbè, d'altro canto. Però mi piaceva perché erano i Transformer. Esatto. Cosa ho fatto io quest'oggi? Come vedi, intanto, vedi quelle scritte strane che appaiono sotto? È perché non funziona un cazzo, ma non ti devi preoccupare. Ogni tanto funziona, ogni tanto no, e fa contatto quando può. Ma il vantaggio è che caricando in il gioco, poi a un certo punto quasi funziona. Per esempio, ho scelto dei giochi da questa cartella che ho preparato per il 2024. In realtà l'ho intitolata Dragon's Magma 2, ma purtroppo... questo nome non è stato accettato dal calcolatore. Quindi mi ha dato errore, finché ho deciso di tenere 2024. Fresh Fuck non so cosa sia, ma preferisco non entrarci. 2024 dei giochi che sono due, appena tradotti, per esempio, è appena stato tradotto... No, questo dov'era? Totoro Maze Missing non è veramente un gioco. Eccolo. Tac, disk I.O. Error. Select and start, però poi ogni tanto invece va, vedi, è un po' così.
Gesboro, Totoro. Totoro Gesboro, è una delle parole che fa rima con. Ah, che belle. Pensa che Totoro, in realtà, non è altro che un hack di Super Mario. Non sto vedendo. È bellissimo. È bellissimo. È tutto bello. Guarda, tac, tac. C'è tutto quello che ci piace, ma in più c'è Totoro. Attenzione, i nemici appaiono dal nulla, però. È una cosa bizzarra. Cioè, non è proprio un hack. Ah, no. C'è il level design di qualità, vedo, E c'è anche la musichetta tonarino Totoro, Totoro, che puoi cantare ovviamente come Totoro Gesboro. Ma che c'è scritto sopra i blocchi? Totoro. In Kana. In Dio... Eccolo. Dio Kana. Vabbè. Le nozze di... Ah, Kana. È tutta una serie di cose. Ciao, Luca Font. Grande Luca Font che si abbona addirittura mentre stiamo giocando a un... Hack di Super Mario Bros, ma anche di Margherita Hack. Non è un peccato che non ci sia una versione, un hack di Super Mario che si chiama Super Mario Hack Margherita Hack. Speriamo che lo facciano. Facciamolo noi. Ma sì, c'è tutto. Che bello che Totoro, così piccolo e che colpisce i nemici della città, i nemici dei personaggi della città incantata. Io l'avrei già finito comunque volendo il... Che è sta roba? Che fa? Cioè, arriva alla fine del livello, si aggrappa una palla, come giusto che sia. E poi parte, e poi appare la... E poi appare la... Ah, ma perché questi non muoiono mai, perché nel mondo di Totoro non è che muori, quindi nelle linee del buio gli schiatti... Però Totoro muore. Totoro muore di brutto, ma perché in realtà muore, ma vedi, poi rinasce essendo un Kami dello Shinto. Totoro non gliene frega un cazzo. Un Kami. Un Kami, esatto. È cambiata anche la musica. Ed è la musica finale del film. Oh no, è la musica iniziale, scusa, Sampo, come che si chiama? Vabbè, insomma, è la musica iniziale. Camminiam. Gesù. Ma questi sarebbero i Koopa della situazione, insomma. Sì, sì. Quelli sono esempi, quelli sono i Koopa, più belli. Ma è molto bello anche Totoro, però sento... Adesso è il momento, però... Cioè, intanto ho messo tante cose. Certe cose... Dio mio, che fastidio quando fa così. È perché è sporco, cioè è tutto sporco. Sì, lo fa anche a me, perché è sporco, oppure l'SD sta cominciando a sminchiare. L'SD sta cominciando a sminchiare, penso sia la risposta vera. Perché l'ho formattata la cazzo, non l'ho sortata. Ah, questo è interessante, un gioco che noi amiamo, che è stato tradotto molto di recente. E non è detto che funzioni in realtà, perché essendo che fa accesso a disco, per quanto virtualmente, potrebbe non funzionare. Invece funziona. Taito! Long ago, some yokai hated the people's joy and kidnapped the gods of fortune. Sì. L'incipit dice già tutto, sai già che gioco è. Ti dice già tutto. Dopo giochiamo anche a Political Simulation. Non esiste un plugin per Emu che traduce giochi Jap. Sì, ma è più bello farli tradurre bene da amateur. Per esempio questo che state giocando è... La versione per Famicom Disk System, scusate, di Kikikaikai, che è un gioco abbastanza diverso, con branching, possibilità di andare in diverse direzioni. Guarda, sono Gennaio 4, Bisha Mountain, Gennaio 5, Hot Age, ti racconta la rava e la fava, cose mai successe prima, finalmente tradotte anche in inglese, così che tutti possono sapere che Fukuro Kujo è stato rapito il 7 gennaio. Sono cose importanti che vi porterete dietro nella vita. Sì, Live Content dice una cosa molto vera. Le SD sono ritrovato tecnologico moderno equivalente alle cassette di pessima qualità di 90 minuti. Riempiti i giochi e poi non funzionava niente. È giusto. È molto vero. Fanno veramente cagare. Guarda che ci pensi, è incredibile quanto fanno cagare le PC, le SD. Cioè, tu affidi la roba del mister ad una schedina che poi te schioppa e hai buttato via mezzo tera di roba. Da rifare. Allora, voglio chiedere ufficialmente se anche stasera Bisbo c'è intenzione di fare il colpo di teatro e iettare la cartuccia del Twin Camicom mentre è acceso. È vero, è successo una puntata tanti anni fa e pensa che da allora praticamente non l'ho più aperto il Twin Camicom, quasi per paura di fare altre cazzate. Ah, guarda che bello, subito un branching. Guarda anche vedete, ma cos'è quella roba che si vede in basso? È così, ragazzi, cioè, era abbastanza ruspante il Famicom, cioè non è che stava a dirti cose. Così, cioè.
curioso cominciare. Ah sì, questo, aspetta, mi ho dimenticato questa cosa bellissima di questa versione. In questa versione non puoi lanciare pergamene infinite. E colpo di genio, ma anche di che cazzo avete fatto, le pergamene che lanci sono i soldi. Cioè ci sono degli shop, ma se tu usi le pergamene per colpire da lontano i nemici... Vabbè, come Gambaregemon praticamente. Sì, ma è un'idea che in effetti forse è nata qua, perché questa versione, guarda che... Hai visto? Niente. Giustamente li utilizzi come armi da lancio, però i Rio le consumi in quella maniera, non puoi spendere i negozi. Sì, ma è un'idea un po' del cazzo, secondo me. Cioè, sì. Nel senso che... Non è pure risk and reward, è proprio idea del cazzo. Idea del cazzo, cazzo and reward. Questo lo posso uccidere o no? Non lo so, non capisco. Ho aspettato così tanto, addirittura a un certo punto meditavo di comprare in FDS. C'è da dire una cosa, che questo Famicom Disk System non funziona il disco, non funziona per una ragione molto semplice. E c'è che il tizio mi ha detto, guarda, la cintura, la belt è usurata, ma non preoccuparti, ti do una belt di ricambio e poi te la cambi tu, non è che te la cambio io, cioè potrei cambiare. Quindi io ho questo bellissimo extra belt da tipo 5 anni, infatti secondo me non c'è neanche più dentro, ma sai che forse non c'è? Black bello. Belt. Black belt, secondo me è diventata polvere. Scusa, adesso sono curioso, ma c'è la belt dentro? Ah sì, guarda. Ce ne sono diverse. Mi ha dato un sacco di belt. Guarda quante belt. Non sapevo che le belt del Famicom Disk System fossero degli elastici del cazzo. E forse non lo sono. E mi ha messo semplicemente scritto extra belt. Così. Non è vero. Va bene. Gli metterò dentro degli elastici del cazzo. Esatto. E lui penserà, grazie. Benissimo. Poi ho trovato questa cosa bizzarra, che è questo. Druid Kyoufu no Tobira. Tradotto finalmente in inglese, ed è un giro bellissimo, perché Druid altro non è che Druid, cioè Druid quello del Commodore 64. Ah. E chi lo ha portato in Occidente, in Oriente? Stylish però, Jaleco, stylish. Poi come sia, non lo sappiamo. Beh, qui intanto c'è un golem. A me sembra un uomo di merda, però golem va benissimo. Forse un uomo di merda. Forse un golem di merda, in effetti ha senso. Ah, the fate of fear. No, the gate of fear. Chi doveva dire a quelli della Firebird che sarebbero finiti sul Famicom Disk System in Giappone? È un golem di merda, dice anche la Zambani. Se infatti vedi che... La Zambani, come si faceva a Milano? La Zambani, scusami. La Zambani. È arrivata Zambani, cazzo. Cazzo, è veramente Druid. È veramente Druid. E tra l'altro, dopo questa stranissima connessione, dopo aver giocato a Kiki Kai Kai, c'è un certo flavor di Kiki Kai Kai, però è Druid, cioè, puoi mettere in pausa. E così, a vista lo trovo anche croccante, porca miseria. Croccante. Forse anche Druid su Commodore 64 era croccante, ma non ce lo ricordiamo più. Era bello, non ricordo più. Io ho paura di non averci giocato abbastanza. Io penso di averci giocato. Ah, puoi anche andare in acqua. Sì, sì, questo è croccante, guarda. C'è anche lo scarabeo starcoraro che esce dall'acqua. Sì, e tra l'altro, esattamente come in Kiki Kai Kai FDS, finisci le armi e poi sei ciavato. Ma qua completamente, perché non puoi più usare niente. Iembolo, ciao Iembolo, stiamo giocando a Druid. Chissà perché prima... Chi l'avrebbe mai detto? Perché prima ho voluto usare, sparare a quello scrigno che bastava aprire? Sono un po' stronzo. Bello, questa palette che ucciderebbe chiunque, cazzo. Ma in acqua perdo energia? In acqua perdo energia, sì. You are dead, continue, retry. Ma, come accettato, grazie Druid. Ma... In realtà questa serata non dovrebbe essere solo questo, perché la mia intenzione era provare cartucce a random da una grande scatola di cartucce e vedere cosa succede. Quindi adesso lo faremo. Guarda, con questo bel cinescopio, che non è neanche un cinescopio, prendo questa grande scatola di cartucce. Ah, proprio la scatola di scarpe, letteralmente una scatola di scarpe. Ah, everywhere life takes me, c'è scritto, un messaggio. E prendiamo delle cartucce, scusate, a caso,
e vediamo cosa succede. Intanto, questo corsuono croccante. Vediamo. L'ho già fatto e non è andata benissimo. È vero, ma questa sera io sono confide che, per esempio, questa bellissima cartuccia, Saramanda. Secondo me, quella volta io non avevo l'alcol isopropilico, mentre stavolta, mentre lo spruzzo addosso anche un po', c'è un po' di camshot isopropilico. Questa volta, con calma, noi puliamo. Tu pulisci, fai questa cosa qualche volta, eh? No, mai. Letteralmente, solamente quando non funziona. Ah, giusto, quindi in realtà la strategia era provare a vedere se funziona. Non funziona. Pulire, vabbè. Questi chip non si vede bene, ma sono tutti trasparenti la cartuccia. Qua si vede. Una bellissima cartuccia questa. Tutte queste cartucce, come non è cambiato assolutamente niente, è successo anche l'altra volta così, sono le stesse cartucce che comprai insieme a questo Twin Famicom, che praticamente vuoi Twin Famicom, va bene, ma c'è questo che lo vende insieme a queste 40 cartucce, le vuoi, va bene, ed è divertente. Ricordo benissimo quell'affare. È bello, fu un affare onesto, tutto sommato. Sì. Ma grazie soprattutto al fatto che nel frattempo i prezzi sono saliti le stelle per qualsiasi minchiata retro, quindi sì. Questo ha reso più oneste le cose che all'epoca già io dicevo, bah, forse non era tanto onesta sta cosa. Via. Adesso Cucu, va. Cucu dice gomma da cancellare. Ogni volta adesso che non carica, voi a casa shottate alcol, esatto, vi fate uno shottino. Via. Sicuro va. Minchia. Saramanda. A cannone così, subito. Peccato che non sei qua per non giocare in due. Però, mamma mia, che croccanza. Questo è croccante ovunque. È un gioco che c'è un coefficiente di croccantezza su qualsiasi sistema, perfino su Commodore 64. Pensa tu. Su MSX. Ma del resto Bob Stevenson, che gli vuoi dire? Esatto. Ha fatto un lavoro con la grafica incredibile. Dio madonna, scusami, stavo pensando a Steven, se mi sono deciso, adesso muoio e lo rifaccio. Non si può giocare così. Anche solo per la schermata iniziale, basta quello, le 12.000 lire della versione cassetta gliele do subito. Madonna, ma era incredibile. Quei fontoni belli grossi su 64, dall'altro, era proprio bello. Ma guarda, sì. Guarda. Certo, a noi sembrava eccezionale quello che per un giapponese era normale. Guarda, tac. Lo metteva, c'era la salamandra, la stella, bellissima. Riproviamo, concentrazione. Che brutto sto cavo qua del Famicom, mi dà un fastidio bestia. Sì, anche a me, troppo corto. Vabbè, è su misura per le case dei giapponesi, però... Sì, infatti. Ripple Laser. È uno dei piaceri della vita, il Nipple Laser. Il Ripple, non poi... il Ripple. Questa versione di Salamander non ha i pick-up diretti come l'arcade o la conversione del 64, ma il sistema progressivo di armamento di Nemesis. Esatto, questa cosa qua mi fa pensare a Life Force, la versione arcade, sì. Perché c'è una versione arcade, mi pare che ha, sì, effettivamente, no? Il... Life Force. Esatto. Dio madonna di Life Force. Però niente checkpoint, quindi molto bene. Niente checkpoint, ma tanto dolore, però, comunque. Ma poi la difficoltà di questi, oh, ma porco... Oh, guarda! Cioè, ma cattiveria! Chiuso? Ma che... Cioè, quello... pensavo... Cioè, vabbè, quello... sono abituato a quell'MSX, che stronzo, questo qua sarà una passeggiata di salute. No, questo è stronzo uguale, solo più fluido. Quello dell'MSX è particolarmente stronzo, perché per vedere l'ultimo livello comunque devi mettere... Cos'era? Nemesis 2 o duplice? Nemesis duplice. Letteralmente l'ultimo livello prende gli asset da quella cartuccia. È fantastica come idea. Che cattiveria! Veramente folle. Ma prende gli asset, veramente? Io credo che fosse... Prende gli asset da quella cartuccia, l'ultimo livello. Ah, ok, allora... buono, perché proprio... L'altro giorno, stamattina, guardavo su MSX... Stavo cercando di far girare Salamander su MSX1 senza SCC e effettivamente ce l'ho fatta, ma perché, visto che ce l'ha l'SCC? Non lo so. Per un mio amico, sto facendo una cartuccia per un mio amico che ha l'MSX1, è una cartuccia senza l'SCC sopra, senza il chip audio aggiuntivo, ma insomma comunque si fa delle giocate notevoli. E Salamander va ovviamente con meno audio, cioè con meno canali audio, però va da Dio. E tutto questo perché, che se non mi ricordo che stavo dicendo, ho fatto troppi incisi, mi sono perso. Vabbè, è stato bello.
ta, ta. Tu vedi, senti l'audio dall'altro? Sì, sì, sì. Arca, no, niente. Lo cioè... sento da Discord, dal server, perdonami. Dal nostro da... cloud. Ah, perfetto, è come dovrebbe essere, sono contento. Comunque sono morto di nuovo, sono di nuovo qua e quindi morirò di nuovo. Sì, letteralmente ci sono pezzi in cui tu devi conoscere il layout, perché altrimenti le pareti organiche ti chiudono prima che tu abbia il tempo di reagire. Ma anche se hai il tempo... Dio madonna, che fastidio! Stupido gioco, stavo per fare questa cosa invece no. Prima si chiude e poi si estrae. Ah, bello. Vediamo, c'è l'imbarazzo. Ah, ce n'è uno mint, sealed. Eccolo qua. Questo sono curioso, in effetti. Questo qua è sealed, nel senso che è sealed, vabbè, non è che fosse particolarmente. E questo ci sono le foche. Eh? È sealed, qui ci sono le foche. Sì, no, quello è Penguin Adventure, però vabbè, insomma, okay. ci stiamo capendo. Che questo che mi fu regalato da Vittorio, bellissimo. Non so se era sealed o non sealed, fatto sta che addirittura c'è il suo bel nylon, oppure un altro nylon, però è questo qua è veramente pulitissimo, quindi vado tranquillo che lo metto dentro. Ah! Mighty Bomb Jack. Mighty Bomb Jack, un gioco discretamente orribile, ma quando hai il feticcio di Bomb Jack perdi il controllo, non è che stai a guardare. Tac! A parte molto bene. Sai cos'è stata una bella idea? Secondo me pulire con l'alcol isopropilico non solo le cartucce, ma la cerniera dentro il Famicom. Questo secondo me gli è piaciuta come cosa. Mighty Bomb Jack, Mighty Bomb Jack non è bello, però è Bomb Jack. Però è Bomb Jack. Cioè, cosa gli devi dire? E c'è una cosa bellissima che adesso vi mostrerò, se non la conoscete. È un gioco sadomasochista. Ma ha un aspetto, cioè ti chiede un masochismo raro nei videogiochi. Devo giocare un po' per mostrarvelo, ma è una feature interessante che pochi conoscono, perché bisogna essere, come dire... Strong. Schillati, ma anche schillaci. Bisogna essere schillaci. Anche un po' Siffredi, che è tornato all'onore di cronaca. Tu mi insegni fortemente. Sì, devo ancora vederlo, ma mi hanno raccontato che è qualcosa di allucinante. Cioè, mi hanno detto che è una specie di agiografia in cui lo fanno passare per un femminista. Adesso, io capisco tutto, gli voglio bene, però forse un filino esagerato cercare una narrazione femminista su Rocco Siffredi. Cioè, sicuramente è un bravo Cristo. Sicuramente, cioè. Per carità, però, insomma, adesso da qui a dire che... Ah, che meraviglia. Ho trovato una cosa, che non so cosa sia. Quanto siamo? Ok. Io praticamente cosa sto facendo? Sto raccogliendo queste M. Quando ne avrò 10, succederà un fatto che vi stupirà. Di solito si spendono per poter aprire scrigni speciali o per poter addirittura avere un power in qualsiasi momento. Sta cosa è fighissima, che entri e ti ritrovi nel primo livello di Bomb Jack, che mi è sempre piaciuta tantissimo. Primo livello di Bomb Jack, ma circondato da imbecilli che non ti fanno niente, sostanzialmente. Guarda che neanche nel primo livello di Bomb Jack ti fanno chissà che. È un sistema per creare, cioè per fare... Non potendo avere la grafica di Bomb Jack da sala, si sono inventati sta roba. Un gioco a scorrimento che era d'altro canto Old Rage come concetto in quel momento. E ci hanno attaccato dentro ogni tanto dei livellini di Bomb Jack. Che simpatici. Ma quello che voglio mostrare non è qui. Sì, la tua ma... Eccolo. Non riesco a giocare male a Bomb Jack, scusatemi. Cioè, ci vuole una certa dedizione. Vai, vai, sentiti libero. Mi sento libero, ho preso anche il per 5, così, senza... Sì, lo so. A breve la serie su Netflix, Umberto Smile, in cui passa per Straight Edge, dice Hugh McQueen. Non sarebbe mai, in effetti, un biopic su Smile. Straight Edge, anche puritano, tra l'altro. Allora, adesso devo stare un po' attento perché ci sono dei nemici più stronzi che di altri, ma io, tipo quello, tua madre mi ha ucciso, maledetto. Speriamo che non mi resettino il counter delle M, se no facciamo notte. No, mi hanno tenuto il counter delle M, questo è importante, adesso vedrai perché. Adesso sei mate. Se tu non consumi le M, quando arrivi a 10 M, se mi ricordo correttamente, succede un fatto buffo. You are greedy. Go to the torture room. Fantastico. E adesso devi stare 50 secondi, che in realtà sono
più di 50 secondi. Ah no, scusami, sono 50 salti. Devi fare 50 salti sopravvivendo, non fai punti, non fai un cazzo, perdi solamente tempo della tua vita perché sei stato avaro. Dovevi schiacciare il pulsante e spenderle quelle robe là. Era un'idea tremenda. Cazzo, i soldi! Un'idea del cazzo, che tu ti domandi, ma com'è possibile? Caccia i quattrini. Cioè, perché non c'è nessun vantaggio? Noi dici, vabbè, c'è un risk reward strano, faccio sta cosa buffa, non uso effettivamente il power mai, c'è questa cosa di merda, ma poi ottengo un segreto fighissimo che... Perché sì, no. No, è un segreto di merda. Eccoci qua, sei tornato qua. Bene, fine. Grazie. Ti ha resettato i... Sì. Sì, è certo, succa, è certo. Non è che te ne lascia 9 o te ne lascia 8, no, devi succare. Questa è la storia di Mighty Bungie. Grazie, molto Mighty bello. Bungie. E anche... C'è insegnato qualcosa anche stasera. Sì, sì, c'è qualcosa. C'è da imparare tanto da Mighty Bungie. Ma andiamo avanti, vediamo un po'. E qua ce n'è tanti, ci sono l'imbarazzo della scelta. Un po' di Capcom. Anche questo non è mai andato al punto tale che credo che sia veramente rotto. Popeye, braccio di ferro. Questo non è mai andato. Io sospetto che sia... Eppure stasera. Eppure stasera, non lo so, vediamo. Ah, continuo a spruzzarmi le cose proprio dappertutto. Ecco, faccio così. Popeye, io sospetto che sia Nintendo che, sapendo che finiva la finestra di licensing del gioco, abbia creato un chip deperibile che muore apposta in modo da evitare che tu giochi un gioco di cui loro non hanno più diritti. Se ci pensate, il braccio di ferro non è mai stato riproposto da Nintendo su nessuna console. Dopo il NES... neanche su Virtual Console. Perché? Perché dovrebbero ripagare i diritti di braccio di ferro, e questo nonostante sia un gioco di Miyamoto, cioè non è proprio un gioco del caccia, sì, non è che sia. Però adesso va, senti, a me adesso va, ok. No, non va, no, questo proprio non va, ti dico, hanno fatto esplodere da lontano. Hanno fatto esplodere da lontano il chip interno in modo da evitare che io possa giocare. Maledetti. Ma io adesso mi vendicherò. Non mi vendicherò con Solomon's Cake, che pure è molto bello, però dopo diventa tutta una serata Tecmo e non mi pare il caso. Ah, c'è questo che non ho mai aperto, guarda. Questo è un pinball, Pinball Quest, come si chiama? Sì, di Jaleco, che la caratteristica intanto è una cartuccia lunghissima e anche la caratteristica di essere stato pagato 189 yen. Quant'è 189 yen? Cos'è? 2000 lire? Quant'è? Non so. Pochissimo, pochissimo. Un cazzus. L'ho pagato e non l'ho neanche mai aperto. Non si fa così. Adesso giochiamo a Pinball Quest. Mi ricordo che il tizio mi aveva detto qualcosa, però in giapponese, quando lo comprai, che poteva voler dire non funziona, per questo costa così poco, stupido gaijin. Ma io ho detto hai. Io probabilmente era questo, gli stavo dicendo compralo pure, tanto non funziona, stupido gaijin. Hai, io leggo gli entai. Esatto, hai. Ore. Vediamo un po', squisciamo fuori questa plastica che è vintage a sua volta, perché l'ho comprato 15 anni fa. Cazzo, 15 anni fa. Questo l'avevo comprato proprio, non era nel set di cartucce di... Ah! Stasera, tra l'altro, abbiamo un ospite. Cos'è? È un gattino che sto curando con l'anemia. Piano piano lo sto curando e lo sto facendo stare vicino a me, così sto un po' più tranquillo. Ma dai, ma è tuo? Sì, è mio. L'ho adottato. Stellino, che bello. È bello adottare i gatti. Lo dico contro il mio interesse, però gli voglio bene alla fine. Dai. Non quindi sta bene, quindi l'ho adottato, lo sto curando. Come si chiama? Si chiama Lillo per adesso, io volevo chiamarlo Ultimate Gatto Babich, ma Francesca ovviamente ha rifiutato. Eppure era bello come nome. Proponili Surginis. Zammani si è perso il gatto, sì, ma poveretto, non può tirarlo fuori, è un gatto malato, non vogliamo turbarlo. Non riesco a togliermi la giacca, non riesco a fare niente, va bene. Ok. Quindi dicevamo, tornando a noi, questa cartuccia è gradevole, con un tipico artwork che potrebbe essere di Susumu Matsushita, ma anche no, ma forse anche sì. Anche no. Non lo so, sono indeciso. Ha questa cosa bizzarra, questo strano condom che tu apri, non serve a niente,
E una cartuccia comunque più grande. Comunque più grande di una cartuccia normale rotta tipo Popeye. Quindi con ogni possibilità ha una cartuccia tampone all'interno. Sì. Come Dragon Slayer. È più esatto. Lunga perché può salvare. Quindi non funziona. Ha un motivo in più. Stavo mettendo Popeye dentro la bustina di Bomb Jack. Eresia. Bene, l'avresti chiamato, il Gerva l'avrebbe chiamato CPS2. Vediamo se va questo magicamente. Attenzione, va. Secondo me ne abbiamo anche già giocato questo, ma tipo non real hardware. Invece qua pop pop, viva golf o circus. Aspetta, secondo me questo abbiamo giocato la versione tarocca in cui in circus c'era il clown col cazzo di cuori. Vediamo se c'è anche qui. Perdona la franchezza. Sei molto molto bravo, adesso me lo ricordo anch'io. È incredibile, però bella sta cosa. Ovviamente qui è, non è altrettanto bella, la versione tarocca è più bella. È più bella, tra l'altro c'è la tipa, non me la ricordavo così la tipa del leone, me la ricordavo un po' più... Cos'è? Esatto, bello però, cioè, tutti a menarsi il torrone con Pinball Fantasy sei infinito, ragazzi, ma qua c'è la bellezza. Ah! Io li odio i flipper, questa cosa che la pallina tira giù, ma è possibile che non abbiano inventato un sistema più bello? Tin tin tin, tin tin tin, tin tin tin. Guarda che bello, che bei colori tra l'altro, una palette che quasi quasi dici ok. Non fa rimpiangere il Famicom. Esatto, dici, ma allora non è male, cioè. Non fa bestemmiare contro il Famicom soprattutto. Sì, sì, sì. MSX2 è una cosa qua, che, cioè la palette del Master System è una libidine. È una libidine! C'è un sito fantastico, Dan, sì. Che non posso nominare perché è pieno di ROM dell'MSX. Poi me lo passi, ovviamente. Esatto. Faccio a cambio con uno con tutti i giochi per Amiga. Ma va. Te lo puoi tenere. Se lo tengo. Se non me lo dai, allora te lo do. Funziona così. E praticamente è bellissimo perché sono tutti giochi dell'MSX, ma hanno fatto una cosa molto figa, per cui da ogni gioco direttamente premi run e lo giochi direttamente in un emulatore ottimo dentro a finestra. Quindi per provare velocemente i giochi è fantastico, anche per vedere tipo... Fai l'Hunter? Fai l'Hunter, sì, Fai l'Hunter, ma lo hanno upgradato, cioè non aveva sta cosa. Invece adesso ha un search, quindi subito searchi, tic trovi, tic play. Anche giochi CAS, capito? Beh, questo è bello, ma l'abbiamo già giocato col CAT, cioè nel senso con la versione enhanced, quindi è inutile. La versione più bella. La versione più bella, esattamente. Ah, questo lo chiudiamo. Torniamo un attimo... Ma chiudiamolo dalla parte giusta. Che stupida confezione che hanno fatto. Guarda, però mi secca adesso che l'ho aperta così. Mi perdo questo importantissimo cartellino di penso super potato. Mm-hmm. E questo. Tanto quando tornerò in Giappone? Mai probabilmente per come vanno i prezzi del mondo. Allora, facciamo miseria. Così. Ci stavo pensando anch'io. Quando ci torno, mai. Perché i prezzi stanno schizzando le stelle. Sì, ovunque. Sai cos'è folle? Che lo yen è debole in realtà in questo momento. Ma non cambia niente, comunque è proibitivo. Adesso non vale più 100 yen, ne vale meno 30. Guarda, io comunque riattacco l'etichetta 189 yen che fa parte di questo prodotto, ma è vintage, ho 15 anni questa etichetta. È come se nel 1997 trovavo il PCB di Bomb Jack, non è che buttavo via, dicevo, ah no, vintage, ecco, bene. Consigliato, molto bello Pinball Quest, voto 10. Poi... Torniamo un attimo a Everdrive Piratation, intanto per vedere se funziona ancora o se ha cambiato idea. 'Settings reset to default' vuol dire che non funziona un cazzo comunque, faccio notare questa cosa, vuol dire che proprio che l'SD è tutta... Praticamente non trova l'OS sulla root praticamente, ma è proprio l'SD che si sta sminchiando, sicuro, 2000% guarda. Però scusa, l'OS deve stare sulla root? La cartella dell'OS deve stare sulla root. Sì. La cartella è questa qua, è la cartella dell'OS. Quindi... Sì, sì, è quella. Ok, va bene. All'interno ha tutti i suoi cosini. I suoi cosini, sì. Fresh Fuck. Sì, in Fresh Fuck c'è Nihonba, Busan, non a caso. Se per caso volevi giocare a Booby Kids, che comunque è incredibile che sia il nome vero di una roba, Booby Kids. È una roba. Cioè, come sono questi ragazzi? Ma vedete, sono le pere. Mi gusta. Che fonte, però.
ma in realtà è Nianchio Alien. Eh sì, è sempre lui. Però con una musica più... e con una morte più... Niente, muore così. No, non ce la faccio, è più forte di me. Io volevo in realtà andare a guardare la cartella 2024, dove c'è una cosa interessante. Qualcuno ha sentito il bisogno di prendere questo gioco e tradurlo in inglese. Tashiro Masashi, No Princess Game Ippai, credo che si chiami il nome completo. Tashiro Masashi è un comico, cioè era un cantante di un gruppo, poi comico, famoso per due cose dopo il grande successo degli anni 80. Uno, per essere stato beccato che faceva in un cesso pubblico giapponese delle videoriprese sotto la gonna di una tipa, e quando lo hanno beccato lui ha cominciato a scappare e si sono resi conto che era vestito solo con un asciugamano bianco, e quando l'hanno fermato ha detto: c'è un malinteso. Non è male, c'è un malinteso, è un'incomprensione, ma veramente. Dopodiché ha fatto tante cose. Rubo, guarda come scusa. Non è male. Ha fatto tante cose. Intanto il gioco non va perché ovviamente, giustamente, Tashiro Masashi si sta ribellando. Io ci riprovo e lo farò andare. Qui è lui all'apice del successo, ovviamente. E, dopo un anno lo hanno beccato imbottito di metanfetamine. E in Giappone sai che non vanno tanto per il sottile. E no, poi l'hanno beccato per cocaina. Altri 5... solitamente. Esatto. 5-6 volte. Wake up Mashi, qua bisognerebbe chiamare anche Mashi, che è un nostro affezionato. Principesse, dove, cosa? Lo farò io, vedi, lui aveva scelto già all'epoca del videogioco, aveva detto sì sì, mi piace Principesse, beh, giustamente. Non Tashiro. È male quella pattina seminuda. Esatto, Tashiro Masashi ha così tante principesse. Cioè, quel senno di poi è fantastica sta storia. Io credo che, io sinceramente, cioè è terribile, ma io credo che lui... Salvami dalla strega di ghiaccio, Mashi, va bene. Credo che chi ha tradotto il gioco sia un po' un furbacchione. Vedi, si spoglia. Vedi, c'è tutta la storia del futuro, era già nel gioco. Però diventa un supereroe. Ha previsto tutto. Ha previsto tutto, guarda. Come Simpson. Esatto, nel senso che avendo parlato di tutto, prevedono tutto. Questo è il potere di Simpson. Certo. Masashi, hai rotto il ca, vai. Non ci cischiare. Ah, ma adesso c'è una prima caratteristica molto apprezzabile, cioè un'inerzia tipo 50 secondi. Guardalo, mollo. Wow. E che mezzi ha per eliminare i suoi nemici, Masashi? Delle ha uno yo-yo, forse... non si capisce. Sì, uno yo-yo, bravissimo. Si vede che era famoso per l'uso dello yo-yo. Questa cosa comunque che... Che bello, lo scrolling con la barretta sbagliata in fondo mi fa impazzire. Cioè, se ne battevano il cazzo. A parte che probabilmente molti televisori non riuscivano neanche a visualizzarla, quella barretta. Mykonoid King. C'è quell'atmosfera un po', eh? Sì, sì. Magari fatto sotto falso nome proprio da quelli di Wonder Boy Monster Land, che ne sai? Perché il vibe è quello, insomma. Sì, sì, il vibe è tipo una versione sbagliata di Wonder Boy Monster Land. Ma in tutto, eh. Quando pensi di aver visto il peggio del mondo con Hard Head, guarda che non è male, hanno sentito il bisogno, guarda, ho trovato un mondo, cioè comunque c'è uno sbatto, c'è un mondo sotterraneo segreto. Perché? Non si sa. Io resto dell'idea che chi ha tradotto il gioco l'abbia fatto solo perché gli faceva ridere che il personaggio, sì, del videogioco per bambini fosse una specie di maniaco, una specie. Un maniaco sessuale, che dato è morto inspiegabilmente, cioè è morto nel gioco, senza un... Addio, madonna, che difficile che è. È veramente ingiocabile. Ah, però puoi prendere anche i cuori con loro io, allora diventa un gioco bellissimo, è subito 7 il voto. Ogni cosa che succede, 6, il voto sale e scende. Siamo a 6 adesso. Ma il fungo, tra l'altro, c'è così, c'è anche qualche altro gioco tipo di Capcom, non mi ricordo, ma... Praticamente la versione console di Terry's Big Adventure, te lo ricordi? Eh certo, ecco, questo è un punto importante, perché sono riapparso all'inizio, mortale, non l'avevo neanche capito. Del resto lui utilizza lo yo-yo, ha a che fare con i funghi, c'è tutto. C'è tutto. Terry's Big Adventure ha senso anche perché
Cioè, basta con sto fatto che sono brutti solamente i giochi, no? I giochi dell'Amiga, merda, sempre. No, anche i giochi per NES possono essere orribili. In questo caso è abbastanza inutile. Sai cosa mi ricorda anche un po'? Blues Brothers. Però guarda adesso quanto sparo. Tra l'altro ho già fatto questa parte. Mi fa fare le stesse cose un miliardo di volte. Ah, ricicla... Il sistema d'attacco a medio raggio mi fa pensare ad Hudson Hawk. E dopo di questo, l'odore. Vedi che c'è tutto. C'è Hudson Hawk, c'è Blues Brothers, c'è tantissima Titus. C'è tantissimo Cristo. Dio, che schifo che fa sto gioco. Pure con la corrente. Pure con la corrente. Ah, che difficile. Sto provando il fastidio io che non sto giocando. Che difficile spiegarti la difficoltà di muoversi di questa roba sbagliata. No, no. Hai visto come è fatta? È veramente pessimo. Porca miseria, il flick screen là non ci vuole però. È proprio l'idea del, è del Mangas. Il flick screen là è veramente attira le bestemmie. Ma no, perché c'è anche la corrente che ti butta giù, quella corrente verticale oltre a quella orizzontale che ti porta via. Fai fatica anche a saltare. Basta. Basta. No, no, basta, basta, perché so che è divertente vedere uno che bestemmia, ma la traduzione alla fine che pro di testo non ce n'è. Beh, era solo probabilmente per la gag del di mettere quel bellissimo for the comedy's sake. Esatto. Political Simulation, anche chi ha sentito il bisogno di tradurre in occidentale un gioco dal titolo... Ritorna lui. No, aspetta. Ed è giusto. Ho sbagliato tasto. Non molla, lui non molla. 2024, dov'è Political Simulation? Eccolo qua. Political Simulation. Da quando l'umanità ha Gundam, due palle così non ti puoi liberare di Gundam mai nella vita. Eh sì, tante colonie, pianeti, non so. Musica sempre struggenti, bellissime comunque. Questo è certo una guerra intergalattica. Sì, quella roba che... Bellissima questa prospettiva, molto registica. La guerra intergalattica sono tre puntini che esplodono fissi, sempre uguali, lontanissimi. Oh, perché no? A metà strada, così nessuno si fa male. Esatto. Political Simulation Planet of Conspiracy Shankara è la traduzione del titolo giapponese. Che è bellissimo, è sempre quale, ma non me lo ricordo. Political Simulation Planet of Conspiracy Shankara. E comunque c'è una ragazza carina che ti guarda. Giocherò da solo. Bora! Chi sei? Sono Bora. Ma anche Motoscroto. Va bene. È il 2800 e qualcosa. Guarda, guarda. Ci mettevano comunque passione. Il tempo è come un forno. Solamente le forze meccaniche sono in uso perché a causa dell'intenso calore. Non possiamo raccogliere l'oro perché i work robots sono... Cioè non si può fare niente. Spaceport is closed, dismount. Vabbè, uno schifo. La politica è così, ragazzi, non è... Qualcuno ha rubato la nuova arma dei Technics. Il Levi. Il floppy disk. Il mini disk. E adesso so cazzi. Bello, tutto il gioco è visto tramite il telegiornale. Una bella idea, però. Non è male. Ah, no, no, guarda, c'è anche gente che pranza, che fa cose. C'è Dracula, ci sono gli alieni. C'è comunque una... Ecco, noi abbiamo un... Benissimo. Ma questo è uguale a un personaggio di Bikuriman, questo tizio. Va bene, due palle incredibili. Te l'ho raccontato il dialogo tra me e un mio amico. Qui è Bikuriman World, in abruzzese, New York da sort. Cosa... No, aspetta, cosa vuol dire? Aspetta che tolgo questa roba terribile. Dicevi? Va bene. No, cosa vuol dire? Interessante. No, no, perché io avevo pronunciato Bocchini Man Ward. Ah, certo, vabbè. Non male. Vabbè. Te intendi. Bello. Scherzi innocenti tra giovani uomini, tra giovani ragazzi. Ah, per fortuna. Ma sì.
Caccia, il ritorno di Mario Bros. Bene. Questo non mi ricordo come funziona, ma so che è una roba a che fare con delle cose promozionali. News. Quindi utilizza una periferica esterna. Non lo so, devo dire che non ho guardato, però puoi vincere... Io ne ho una da mostrare, volendo. Cioè ce l'hai e stai tirando fuori, no? Terrei il Famicom, ne una da mostrare una periferica esterna il barcode Butler. Tipo, se vuoi la vado a prendere. Volentieri, con grande piacere. Intanto io voglio scoprire cos'è questa cosa che sto guardando. Se no, che senso ha la vita stessa? Non è male. Esatto, vediamo un po'. Vado subito a prelevarla, non è male. Nel frattempo do da mangiare a questo adorabile gattino. Perché che senso ha proporvi questa roba senza spiegarvi un minimo di cosa sia? Kaite Kita Mario Bros. Allora, Kaite Kita Mario Bros. Avrei voluto che me lo spiegassero rapidamente, invece devi succare malissimo. Ed è giusto. Ah, no, no, non è giusto. Ed è giusto. Ah, ecco qua. Kaite Kita Mario Bros. È un gioco per il Family Computer Disk System che è uscito il 30 novembre 1988 solo tramite il Disk Writer Service, quindi il servizio di scrittura di dischi. Questo gioco è stato copubblicato da Nintendo ed è Nagataien, una Japanese Food Company, quindi una compagnia di cibo prefatto giapponese. È una versione update di Mario Bros. Che è stata pubblicata solo in Giappone, per quanto esista una... non lo sapevo questo, nel 1993 è uscita una versione in Europa di Mario Bros. Che usava gli sprite e i colori di questa versione. Vediamo che cosa ci sta mostrando il nostro uomo. Perché non ci facciamo una partita Joint ROM System da touch? Perché non lo apriamo e diamo uno sguardo all'interno? Con grande piacere, punto. C'è del Dragon Ball. Come puoi sbagliare quando c'è del Dragon Ball? You just can't go wrong. Joint ROM è praticamente c'è una ROM che fumi. Joint perché ROM. Perché non lo apriamo e non diamo uno sguardo all'interno? È tutto mint, sa quasi di menta. Era mint prima che tu adesso lo sverginassi con queste mani golose, polistirolo. Ma l'avevi già aperto, sì. Sì, l'avevo già aperto. Bene, Dragon Ball Z. Giocato. Dragon Ball Z. Ma anche altri giochi per il da touch, tipo Ultraman, Super Deformed Gundam. C'è Dragon Ball, c'è Gundam, c'è Ultraman. In Giappone hai vinto, basta. Registration card, altrimenti io i giochi non li compro. No, certo, giusto. Chissà quanto ha venduto il Datach, proprio grazie a questi sponsor d'eccezione. Il Datach da collegare sul Famicom. Sì, vabbè, la cartuccia la metti dentro e dentro ci metti un'altra cosa. Ci metti un'altra cartuccia, ovvero queste micro cartucce al Datach. Quindi le inserisci dietro. Ok, e poi fracchi dentro. Hop, inserisci sopra il Famicom e giochi a questo gioco di Dragon Ball Z che ti dirò, ti stupirò, è il primo picchiaduro a incontri di Dragon Ball Z. Sì. Il primo picchiaduro di Dragon Ball Z, giustamente l'hanno fatto con il Datach, e potenzi i tuoi personaggi in tempo reale scannerizzando queste carte. Wow! C'è Android 18... Considerando che era anche il momento delle Excel, eccetera eccetera, delle phone card, vedi, con le caratteristiche dietro che ottieni passando il barcode. Beh, not bad. Non male, non male. Questo prima di Barcode Butler, immagino. Credo che Barcode Butler sia venuto prima, almeno la versione giapponese. No, perché sto pensando, Barcode Butler ti permetteva di scansionare qualsiasi codice a barre? Come funzionava? Qualsiasi codice a barre, sì, esatto. Ok, mentre questo invece giustamente ti... Vito Iuvara ci sta aiutando con 47 persone. Grazie, Vito Iuvara. Oh, siamo qui, stiamo arrivati nel momento in cui ci sta mostrando Dan il suo Datach. Io sto giocando col Famicom, col Twin Famicom, quindi con
Sì, è tutta una serata Famicom, da tutte le parti, tanto oggetti Famicom da tutte le parti. Avevo anche un logo Famicom, ma faceva così schifo, l'avevo fatto troppo in fretta e l'ho buttato via. Abbonamento anche per Iaci, grazie Iaci, che viene da Vito, immagino. Grazie Vito, grazie Iaci, grazie a tutti quanti voi. Quindi, tante emozioni, stiamo giocando in effetti a Mario Bros, una versione commerciale di Mario Bros uscita dopo in Giappone in accordo con la Nagata Nien, che vedete citata anche lì, che era una fabbricatrice di cose. Inviate i codici che trovate via postcard, fate almeno 100.000 punti e avete la possibilità di vincere Super Mario Bros, la trading card di Super Mario Bros 3. Con 200.000 punti avrete la possibilità di vincere il game pack di Super Mario Bros o qualsiasi nuovo gioco Nintendo a vostra scelta. Non solo questo, ma i giocatori che riescono a vinceranno anche il keyring. Che cazzo è il keyring? Il portachiavi, scusami. The Event Runs from November. Ah, mi sa che è finito però, perché l'evento... Bello che qualcuno per questioni di pura preservazione storica abbia tradotto queste cose in inglese. Questo gioco è uscito solo in giapponese, quindi è bellissimo che degli amatori di recente abbiano tradotto queste cose per dirci che il concorso purtroppo è scaduto. E se ne va, restando però sullo schermo. E per il resto, ovviamente, possiamo giocare a Nagatanien World, vai! Ah, che bellezza! Ochazuke Nori, lo vuoi un bel Ochazuke Nori? Vai! Con Nagatanien, puoi! Eccolo qua, Gianfiero Nagatanien. Un altro gioco in cui c'è tutto. C'è tutto e c'è ovviamente il testimone di Nagatanien, che sarà sicuramente un personaggio famosissimo. Ochazuke Nori, Comfort Food. Take it easy. Va bene. Pubblicità, cioè tutto è un gioco pubblicitario. Intanto dopo lo cerco un gioco del Datach. Perché secondo me avranno fatto qualche roba per giocare il gioco del Datach anche senza il Datach. Ovviamente non ha nessun senso. Ma vabbè, comunque Mario Bros è effettivamente Mario Bros. Però ricordiamo che comunque è un bel gioco. È un gioco eccezionale in due. Da soli è bello, ma è un pochino stiff, come dire. Steve nel senso non buono, e poi muore così, vaffanculo, tutta sta fatica. Appunto. È bello questa foto in questo preciso momento storico in cui il top di Dragon Ball era la sfida contro Cell, che non era ancora diventato Perfect Cell all'epoca. Dici? Che bella fotografia. Dici che sì, che se non hanno messo Perfect Cell è perché non c'era ancora Perfect Cell. Sì. Però pensare quantomeno che... l'anime non era arrivato a Perfect Cell, non è uscito. Però pensa che momento, io mi ricordo che sulle pagine magazine mettevano delle notizie ovviamente di roba che io non potevo vedere, tipo Dragon Ball Z, e dicevano Goku è morto, no? C'era stata la notizia del fatto che Goku era morto, la prima volta che cominciava la serie Z arriva Radish, se non mi sbaglio. E uccide Goku, cioè Goku si sacrifica in realtà, insomma. Sì. Ed era un flashone. È proprio dal macancosa po' di piccolo. Esatto, per bloccare il cattivo, per bloccare Radish. Quindi era comunque una sensazione pazzesca sapere che in Giappone stava succedendo una roba, immaginare questi giapponesi che flippavano completamente, cioè una roba inconcepibile. Vero. Era figo. Essere... Non essere sempre informati al 100% è figo. Sì, è vero. In un certo senso. E infatti è finita questa cosa. Affanculo. Adesso siamo sempre informati al 100, al 1000 per 1000 di cose completamente inutili. Tra l'altro è fighissimo che ho trovato anche... c'è anche... Ti piace Kamen Rider, quindi ho pensato di omaggiarti mettendoti... Dopo riportiamo le cartucce. Però hanno tradotto un gioco FDS di Kamen Rider. Momento nettamente Cecotti. Momento Cecotti, non so devo scrivere a Cecotti, devo assolutamente scrivere a Cecotti. No, now Loading. Che meraviglia i magazine, e Iaci, e pensa che non solo sono belli i magazine, ma sta per tornare in edicola, abbiamo detto all'inizio, Japan Magazine. So che è incredibile, ma Sprea sta portando Japan Magazine in edicola di nuovo. Guarda che meraviglia. Guarda che...
Guarda il giallo del Famicom, che cazzo di colore è? È un colore assurdo. È senape, non è il giallo. Senape. Ma senape con un punto di verde in più che non si capisce. The Shadow Moon Showdown. Beh, il titolo è bello. Ishinomori. Ma dopo, quanto è influente Shotaro Ishinomori sul Giappone? E quanto, cioè, se pensi a quanto Tezuka è conosciuto anche in America, così, in confronto Ishinomori è un coglione, invece è un dio, è un... è enorme. Vai, vai Kamen Rider, attenzione, stage 1, devo combattere contro... Non so com'è questo gioco, non l'ho mai visto neanch'io. Allora, c'è un omino che è giustamente lui già trasformato, che ha una caratteristica che togli di proprio, ha una caratteristica bellissima, e cioè che salta solo in verticale. Non puoi saltare, puoi saltare in giù, puoi saltare sopra i nemici, ma non va bene. Ma se vuoi saltare, non è possibile, cazzo, no, non puoi saltare, non puoi saltare in avanti, è uno dei suoi poteri. Esatto, se mandi in diagonale in alto, in compenso lui fa il calcio alto, vabbè, e poi fa questa cosa tutti, comunque muore inequivocabilmente contro i nemici. Sì, impossibile, cioè finora ti sta solamente prendendo. Aspetta, non adesso, è male, adesso vedrai che ce la faccio. Sì, musica orribile, cazzo, hai il Famicom Disk System. Ah, ce l'ho fatta. Non puoi correre perché dice magari vabbè, è così lento, ma in realtà puoi anche correre. No, che cadenza entusiasmante. Devo dire che chi ha sentito il video di 31 deve essere un grandissimo fan di Kamen Rider oppure Lorenzo Ceccotti. Ma poi questa idea dei nemici che quando arrivano nel tuo range inesorabilmente ti sparano, ma tu sei troppo lento per andare indietro, quindi su chi non li puoi superare con un salto, non li puoi superare con un salto, è folle, ma non è possibile. Attenzione. Allora, puoi fare un... se tu ti giri, attenzione, guarda, se tu ti giri, puoi fare un salto, puoi fare il backflip all'indietro, ma cazzo, quando si dice Kusoge, forse non, cioè, si sta fratendendo il grado di Kusogenes che puoi raggiungere. Non puoi fare... ah sì, attenzione, puoi fare anche il front flip, ma devi rischiacciare quando sei all'apice del salto. Ah, come nella vita reale. Esatto. Ma non capisco, siete pazzi, pazzi, pazzi! Deficienti. Mi fanno perdere tempo questa mia. Mamma mia! Quasi mi torno a giocare. Il più bello di stasera è Totoro finora. Il Maze Missing. Allora, senti che calda è questa cartuccia. Questa è una cartuccia viola, vediamo cos'è. Cartuccia viola. Speriamo che non mi passi lo scola. Eccolo, guarda che bella cartuccia. Bella questa. Argos no Senshi. Oh. A Raiga che c'ha queste immagini, mi fanno impazzire. Il gioco kawaii. Sì, le immagini kawaii e poi il gioco. Guarda, il gioco non adesso è troppo lungo, troppo impegnativo. No, troppo lungo. Però molto bello. Mentre invece guarda qua, questo qua non l'ho mai giocato su Famicom. Questa idea geniale di Sega. Abbiamo creato questa nuova IP, Fantasy Zone. Facciamola uscire su Nintendo. Era bella idea, poi gli è toccato farlo sul serio per sempre. Quando... facciamoci su Nintendo, così loro sucano con la loro palette di merda. Esatto, così forse era quella l'idea, bravo. Facciamolo uscire, così la gente vede quanto è più figo su Mark III. È roba, mi piace. Questa è sporca oltre l'indicibile, c'è tipo una strana linea di muffa. Che cazzo è sta roba? Mamma mia, oh. Se questa va è miracolo, cioè. Se questa bello, va comunque... deve andare anche Popeye. Esatto, comunque che belli che erano questi loghetti in rilievo, Sanso, in cui sì, la sugna delle dita dei bambini giapponesi si inseriva per sempre. Ah, adesso e vediamo... donava croccantezza. Molto, è una sugna... perché è croccante la sugna, è fritta nel tempura la sugna giapponese. Adesso scopriamo la verità, cioè... non mi ricordo cosa volevo dire, così. Allora. Non è male. Non è male, però questo è il bello del real hardware. Però, secondo me, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, ma... come consiglia qualcuno,
Intanto è andato fuori fuoco la telecamera, non si capisce perché. E non tornerà mai più, a meno che io probabilmente non chiuda la telecamera e non riaccenda. Proviamo. Cogaz. Niente, ha deciso che non vuole mai più andare in fuoco. Allora io faccio così. La sfuoco, poi vado indietro finché lui raggiunge me. Lo sta ingannando. Prova a spegnere e riaccendere la telecamera come ho fatto io prima. Ma tu da dove la spegni e accendi la telecamera? Dal cloud, all'interfaccia del cloud, in alto c'è il simbolo della Ma telecamera. Oh, oh. il problema è che io non sto usando la telecamera del cloud. Cioè non sto passando per il cloud, capito? Ho capito. Per la telecamera, però posso farlo da qui. Allora, sì, galleria webcam, di che c'è? Qui c'è galleria, controller webcam, lui, vai. Controller web, vai, lui, vai. Sono aperte due finestre diverse. Bene. Perché? Ragazzi. Niente, ha aperto due cose diverse che non c'entrano, che non servono a niente. Che non fanno niente anche. Comunque è bella questa cosa, mi fa piacere. Vabbè, eviterrete. Che ve frega? Riproviamo. Molti dicono che se soffi cantando lua lua e contemporaneamente ottieni dei risultati più belli. Ma il trucco è E questo, nel studio voglio di California Games. Peeves Dave, che io ho l'alcol isopropilico e quindi quello che sto facendo in realtà è mettere sopra l'alcol isopropilico la mia saliva, così. Cosa sta succedendo? Ho sbagliato, è stata una pessima idea. Ah, cazzo, è alcolico. Non so, forse. Ma sai che è alcolico? Urca, guarda che Fino a roba. non berlo. Sì, ma poi così in basso. Aspetta che mi sciacquo la bocca perché è ustionante. Effettivamente, qua siamo dalle parti di Jackass. Ok, comunque sta tornando, sta uscendo ancora Sugna. Allora bisogna andare the hard way. The hard way. The hard on. Ti ricordi quella catena bellissima giapponese di hardware che si chiama Hard Off? Non ho presente, però il nome è Quando molto ci bello. penso, quando ci penso. No, scusa, cioè perché poi la gente non ci crede, scusa. Guarda, qua stavo cercando i loghi, ho trovato un logo di merda. E non voglio fare questo, voglio fare questo. Tu così resti là. Ho scoperto che se faccio uscire dalla finestra alla finestra, la finestra così, ma cercavo hard off Japan. Esiste ancora, cioè, la cosa bella è che esiste, ma tipo è super potente proprio. Ah, che simpatico. Guarda, adesso se li metto alla finestra qua, secondo me lui si impossessa. Esatto, vedi? Guarda che simpatico. Always famiglia e non riesco purtroppo a zoomare. Però posso prendere il logo da. No, perché è in formato SVG. Chissà se l'SVG è compatibile con questa cosa. Proviamo. L'SVG non è compatibile con questa cosa. Vaffanculo. Vabbè, niente. Cercatelo. Hard off. E c'è anche esattamente anche book off. Però hard off è più bello. Allora, cioè perché è giusto, se c'è un hard on ci deve essere anche un hard off. Questo è molto bello. Bene, riproviamo. Fammi sognare, Fantasy Star. Fammi Dai, dai. sognare. Dai, dai, devi crederci però, credici. E ci crede, quasi perfetto. Guarda, ancora qualche glitchino, però guarda quel Ma giallo. Guarda quel giallo di Fantasy Zone che non c'è. Quel senape lì in mezzo, anche questo azzurro pesante. One player only, Sons of Sega, vai, non parte, c'è questo difetto, è partito, un po' fatica. Sugnesoft, dice giustamente, Strange DNA, sono anche tornato a fuoco, vedi, tutto collegato. oi, oi. Mi sarei aspettato di peggio, devo dire. Sì, sono morto. Sì, è vero, solo, vabbè, è anche vero che il segnale, questo segnale composite è preziosamente merdolo.
però va bene, ci sta, io sono stufo di quei segnali, dai, basta, cioè, sempre tutto pulitissimo, mamma mia, cioè tipo dopo un po' che giochi a Penguin Adventure su tubo catodico col segnale bello sporchetto è fighissimo dell'MSX1. Certo, poi giochi su MSX2 col segnale scarta RGB è fighissimo, quindi in effetti non va bene. Che bello, il Defender più bello di sempre. Forse sto esagerando, guarda che c'è lo shop, andiamo a vedere cosa possiamo comprare. Stava glitchando duro una volta entrato nello shop. È un po' sì, ma tanto mi rendo conto di una cosa che forse avevo trascurato, cioè che probabilmente rispetto a... vedi che è tutto sfasato? Quindi in realtà dovrebbe essere più così. Eh sì, guarda qua quanto schermo c'era, povero, 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 povero Nintendo bistrattato. Guarda che roba. Oh, finalmente posso prendere le Big Wings, no, il Jet Engine. Sold out. E prenderò anche il Wide Beam. Oh, guarda, è così irrettiabile. Poi adesso non prendo più un cazzo, prendo Twin Bombs, perché va bene, vai. Audio. Sì, sì, l'audio funziona. Ah, giustamente ho comprato due cose, vabbè. Wide Beam. Tutto giusto, va bene. E adesso si ragiona. Adesso ovviamente morirò dopo un secondo, di solito funziona così. Mi fa pensare a un altro grande capolavoro, che purtroppo non è stato portato su Famicom. Blood Money. Quello sì che era bello. Quello è proprio il tuo gioco, guarda. Ma sai quanto ci ho giocato come un disperato, perché... Oh, TGM ha detto aveva una grafica bella. Ma aveva anche una grafica bella. Aveva certe cose che colpivano, secondo me. Aveva certe cose, tipo l'introduzione con gli asteroidi fatti in raster, in pre-render, però... Insomma, Cristo Dio, cioè... Che bello. Ma che ora è, tra l'altro? Noi siamo qua che giochiamo serenamente, a tempo se ne... Sono le 22:51. Vabbè, dai, pensavo peggio. Fa anche ridere che... Penso proprio che... Quando staccherò con te... Andrò a vedere la terza puntata di Shogun. Ah, ma mi dicono che è molto bello. Molto bello, molto molto bello. È così bello... che mi ha preso così tanto che oggi ho scritto uno speciale sulle novelle di James Clavell. Ah, certo. Tradotte in videogioco. Ma perché io credo, scusa, oltre no, era Fourth Protocol, allora, non c'entra un cazzo. Sono appena due giochi di Shogun, uno per Commodore 64, MS-DOS, Amstrad, se non erro, CPC. Poi c'è l'avventura testuale di Infogrames, che è una delle ultime avventure di Infogrames, esce nell'89, è un sistema di int integrato della prima avventura, la loro prima avventura a utilizzare le schermate grafiche. E poi c'è ovviamente Taipan di Ocean, che è la versione scrausa di Sid Meier's Pirates. Ah, non mi ricordavo questa cosa, figo. Dove l'hai scritto? Per il prossimo The Games Machine. Ok, va bene. Aspettiamo. Intanto vediamo se va... Minchia, questo va... Boom. Intanto prima o poi io passo tutto sul blog, quindi vai tranquillo. ma devi dire... Cioè io ti chiedo sempre, passami le cose, e giustamente dici no, devi andare sul blog, miscredente, hai ragione. Devo farlo. Prima o poi passo tutto lì. Adesso pubblico voglio... dominio. Pubblico dominio. Eccolo qua. Infat School. Questo è un giro va fatto. Come fai a resistere? Sì. Ah, tutto in giapponese. Tutto su cartuccia. È partito dal primo colpo, tra l'altro. Però questo l'avevo giocato sempre. Stiamo parlando di 5 anni fa. Quando era quella volta che ho fatto quella cazzata di far uscire la cartuccia mentre andava? Allora, sai quando è stato? Allora, tu questo Famicom Disk System l'hai comprato il primo anno in cui siamo stati a cena assieme a Milano, siamo stati in quella pizzeria egiziana dalle parti di casa di Fabio. Minchia, così tanto tempo è successa quella cosa? Così tanto tempo. Tu quell'anno hai comprato questo Famicom Disk System con tutta la roba.
Mizzica, è pazzesco perché mi ricordo perfettamente tutto, tra cui il posto, che era sotto casa di Fabio, quindi non era proprio difficilissimo. Siamo addirittura andati a suonare a casa di Fabio, ma Fabio non c'era. Forse era in uno dei suoi 10.000 concerti. Sì, penso che fosse lì. Infatti anche oggi, tra l'altro, eravamo in tre, siamo andati alla pizzeria egiziana, io e te abbiamo preso la pizza Godai. Veramente? Te lo giuro. Cazzo, questo non mi ricordavo, la pizza, vedi che è tutto collegato, perfetto, stiamo tutto giocando collegato. Gioco da Takashi e c'è la pizza Godai, vabbè. Pizza Godai. E cos'era? Il burro, tipo, il formaggio. Ah, non ricordo, questo non lo ricordo. Tipo Francesca è andata per una tranquilla pizza margherita, io e te pizza Godai. Pizza Godai, come fa ad esistere quando qualcuno ti dice ho chiamato la pizza Godai? Guarda che bello questo migio. Adesso devi scoprire che ingredienti è la pizza Godai. Sburra probabilmente del poveretto disperato da solo, spiato da Yotsuya e un requited love. Per quanto ricordiamo che comunque se avesse voluto la piccola Kotsue non aspettava altro che il suo amore, ma lui no. No. Però alla fine ha vinto lui, quindi va bene. Facciamo crescere questa piccola Lamu. Vai Lamu, cioè piccola, lì è già abbastanza formata. Ma tecnicamente penso sempre underage. Non sto guardando la seconda serie, ma perché voglio farmi un binge watching tutto in una volta. Sì, seconda però serie... io ho la stessa cosa, sì. Peccato perché mi è stato troppo sul cazzo che non sia in chiaro su Amazon Prime. Cioè mi ha dato più fastidio quello rispetto al fatto che Amazon Prime... Vaffanculo. Che Amazon Prime... Quella che hanno messo su Netflix adesso è solamente la prima, che tu sappia. Su Netflix ce l'hanno messa? Veramente? L'hanno messa su Netflix recentemente. E allora sarà la prima, ma scusa... Ma veramente, bizzarro. Sì. C'è sia su Prime Video che su Netflix. Sì, perché no? Giuro che l'ho visto sulla dashboard di Netflix. Ma la prima serie nuova? Sì, parlo sempre della serie nuova. Sì, sì, sì. Però... Figo. Perché la prima serie nuova è in chiaro anche su Prime. Sì. Mentre invece la seconda serie, questi birichini, che cioè, per carità, posso anche capirlo, l'hanno messa su... Quale gatto del Kotatsu che cade giù? Vaffanculo, gatto del Kotatsu, mi blocchi la strada qua, il fuoco sale. È un gioco che ha su di me un effetto molto strano, calmante anche secondo me. Mentre l'arcade mi mette un nervosetto perché è bello cazzuto. Ecco che va dritto nell'incendio, bravissimo, però poi torna su. Certo che è proprio la grafica che si sfalda il Famicom, è affascinante, tutto che si sburra a pezzi, ma pezzi, cioè. Sì. Dio quanto mi dà fastidio il trampolino in generale nei videogiochi, quando c'è quel salto che devi sincronizzare bene, non ce la fai, e poi tutta sta fatica per cosa? Per comunque niente. Entra nella porta, Cristo. Bene. Però funziona. Mi affascina sempre il fatto che questo gioco non ha la licenza arcade di Urusei Yatsura, ma la musica, perché quelle sono uscite ad averla, e poi cado come uno stronzo. E su Famicom questo gioco ha la Mu per un'unica ragione. Che Nintendo gli ha detto, ah raga, cosa? Ho sentito che non siete riusciti a... il signor Gianni Nintendo. Ah, ho sentito che non siete riusciti ad avere la licenza perché costava troppo. Non c'è problema, fate uscire il gioco anche su Famicom. E su Famicom la licenza la paghiamo noi. Buono. Fantastico. Però poi ci date tutti i vostri soldi. E poi vi facciamo fallire, merda. Così sta. Ogni riferimento. Esatto. Tac. Bellissimo. Ah, meraviglioso. E mi fa anche salire di un piano il bonus stage, giusto? No. Sarebbe bello. Basta, gatto Kotatsu, mi hai rotto i coglioni. Mi hai rotto il Kotatsu. Mi hai rotto il Katsuo Bush. Il Tonkatsu. Il Katsudon. Esatto. Quanti diversi cazzo che ci sono nel mondo. Nel mondo giapponese. Quando vai al ristorante giapponese solamente per ordinare alta voce un katsudon. Esatto, voglio un katsudon. Ma lo voglio caldo. Signorile.
C'è che questa musica è bella, comunque va detto questo. Guarda sotto, guarda cosa sta glitchando sotto, c'era qualcosa che impazziva. Tra l'altro anche la mia scheda PC sulla destra sta succedendo qualcosa di strano. Qualcosa di bello. Uno switch, questo switch andava preso perché se no non riuscivi ad attivare questo che ti serve per andare su e essere colpito dall'ultimo frame di una freccia di merda dei corvi della signorina Kurama. Pensa che Kuraz è il Katsudon in triestino. Tua zia, Dio te Dio. Suki io, benissimo. Però non è stato male. Non è stato male, non è stato male, ne ho tratto giovamento. Qualcuno voleva vedere Tetsuan Atom. E chi sono io per non dargli Tetsuan Atom? Che è stato tradotto recentemente. Tetsuan Atom è fanno speciali su Astro Boy nei videogiochi, ce n'è già parecchi. Sì. Tetsuan Atom è di Konami, se non mi sbaglio. Adesso lo scopriremo dentro la cartella 2024. Mi pare che sia di Konami, in realtà non sviluppato da Konami, ma Game Error, Game is not selected. Ma chi ti ha chiesto niente? Vai. Vediamo se ce la fa. Devo fare qualcosa con questa SD, devo comprare una SD nuova. E infatti... Senti qua. Cosa ci ricorda? Inspiegabilmente questo ci ricorda 1943. Se pensi alla musica di 1943, c'è una parte che è plagiatissima dalla musica dei cartoni di Astro Boy della serie degli anni 80. Astro Boy non può volare, però. Non può volare, ma quanto si vede che è un gioco published by Konami, ma non sviluppato da Konami, non ha nessun sapore Konami. Che è successo? Oh mio Dio. Mi sta ricostruendo. Carino. Poi ricominci. Però un po' debole. Purtroppo il gioco della Treasure per Game Boy Advance ha alzato troppo l'asticella. Ma era bellissimo. Quello ho finito due volte. È bellissimo. Chissà come è giocato adesso, ma siccome è comunque figo, perché comunque è una roba già, aveva quell'atmosfera senza tendo, nel senso di senza cane tendo, senza tempo. Madonna, un colpo ti ammazza, ma è con Sten Goblins. Meno male che... Poi un pezzo. Sì, così. Sembra anche una marchetta fascista, sì. Infatti sta molto meglio il 1943, funziona in maniera più organica. Cioè, avete capito quando? Perché c'è il pezzo iniziale che fa ta 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 e c'è un pezzo, c'è una serie di note che sono assolutamente Astro Boy. Dio, quel dio di Astro Boy, tutta questa spiegazione così bella e poi morire comunque gli anni, questo che ancora una volta ti. Ma tipo vite infinite, come funziona? Non si sa. Ah! Oh, Astro Boy, tu sei tutti noi. Quando il fascio verrà. Poi effettivamente cantare una canzone fascista sopra funziona. Ma anche no, però, tutto sommato. Invece questa parte qua ricorda molto Carnevale Mugliesans, la festa più bella che c'è, che è l'inno del carnevale di Muggia vicino a Trieste. Un carnevale molto blasonato. Carnevale Mugliesans, c'è la festa più bella che c'è. Bizzarra questa cosa. In ogni caso, insomma, tutti hanno copiato da Astro Boy. O forse Astro Boy ha copiato dal... C'è un telefono, presto. Rispondi. Sono morto. Ma poi non deve essere tradotto in inglese sto gioco. Vaffanculo, non è tradotto in inglese. Io dico no. Mi avete imbrogliato. Bene, se ci arriviamo verso la fine, potremmo giocare a Santa Claus Disc IO Error. Sta morendo, non ce la fa più, poveretto. Esasperato. C'è Santa Claus no Takarabako. Che ho sentito il bisogno di mettere, non so perché. Astro Boy Akimori.
Esatto. Astro Boy a chi molla, certo. Niente. Una volta non va, la seconda volta va. No, la seconda volta non va, ma la terza volta va. Non va. Allora, la quarta volta proviamo Super Mario Adventures, che non so cosa sia. Non va neanche questo. Dai un colpo e poi, come per magia, non funziona più niente. È andato in crash totale. Ci sta salutando. Ma era il colpo che gli serviva per sbloccarsi. Oh! Eh? Perché Konami ha messo Super Mario? Che... Cos'è sto? Oh mio Dio! Siamo nel deep web a questo Sì, qua punto. siamo nel deep web. Cosa. Ah, Cosa sta succedendo? Dov'è il surdo quando serve? Ti manca la bestemmia delle 23.05. È folle, cioè è Tiny Toons Adventures ma reskinnato con Super Mario World e misto Mario 3, c'è tutto. In effetti ci sono delle cose in comune, ma il gameplay dei due giochi è completamente diverso. Cioè puoi saltare in testa la gente, puoi andare piano ad accelerare. Però insomma tutto, questi cubi così no. Bello però. Non devi dire niente sul gioco. Puoi anche scivolare come in su, guarda, puoi anche scivolare come in Mario, in Super Mario World. Con la muschetta di Tiny Toons, però questa è la cosa bella che ci piace. L'incarnazione del più bello. E proprio, questo è proprio il più bello. Cioè, ah, guarda come diventa subito Super Mario Fantastico. Land 2. Sì, Diventa sì. subito Bugs Bunny Mario. Esatto, è perché in fondo è così, cioè, questo hack è un atto di denunzia che proprio ci dice forse in realtà Nintendo ha copiato da Bugs Bunny per Super Mario Land, qua c'è pure la exit, madonna, guarda che bellezza. E poi c'è l'aeroplano di Mario, Land. esatto, di Mario Land. Oh, ma comunque La guarda musica che... dei Tiny Toons è fantastica. Eh? La musica dei Tiny Toons è Sì, fantastica. perché potevano cambiarla, ha cambiato tutto, hanno rifatto la grafica, hanno fatto tutto, cazzo, ha cambiato anche la musica, invece no. Ah, ho preso una cosa che mi ha trasformato in Normal Mario, è un affare. A meno che non ci sia qualcosa di segreto che può fare Normal Mario. Vai, Normal Mario, vai. Essere normale Può è la ingropparsi i forma. muri. Ah. Guarda. Oh. Ah, I'm Todd. Collect as many coins as possible. You will get an extra player if you collect 30 coins. Non erano 30, però va bene. Quanti ne ho? Tanti. Dammi due vite. Grazie, Todd. Che tolerano Lunar Magic, sì, che bello che Nintendo tollera l'editor di livelli amatoriale di Super Mario World. Grazie cazzo, Super Mario Maker di fatto deve tantissimo a Lunar Magic, che è l'editor amatoriale di Super Mario World. Questo lo posso uccidere o no? Questa è la domanda. No. Lui mi tira dei pesi, ma io no. Il Cristo Redentore, ta 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 ta, bello. Il boss, non ho capito che cos'è il boss. Il boss mi ha ucciso, credevo che fosse... Che sta succedendo adesso? Cosa succede? No, dimmi che non ricomincio da capo, cosa sta facendo? Ah no, ma perché mi fai così? Ma cosa è successo? Ma sei pazzo? Va bene, basta, direi che non era proprio il gioco, la nota su cui volevo finire. Tu l'hai visto i Pac-Man Championship Edition di Sì, Namco bellissimo. Bandai che gira su... Bene. Sì. Tanto è disk error, qualsiasi cosa faccio, sta per esplodere tutto. Gale Tanto Force. erano in coppia lui e Gaplus, Gaplus, no? che è qui infatti anche. Questo però non lo hai visto, se carica. E qua... Scatta la nottata, Dan, io te lo dico, ma...
è successa una cosa bellissima, è appena uscita la traduzione di First of the North Star Can numero 3, è tutto attenzione. Vero, è tutto attenzione vero. Io ero convinto che l'avessimo già giocato in quella serata, ma evidentemente no. Io mi chiamo, pensa, Ken. Cioè, allora, l'abbiamo visto, ma penso che l'abbiamo visto in giapponese. Eh sì, quindi l'abbiamo skippato immediatamente. Esatto. Anzi, mi sa che abbiamo cominciato a giocarlo alla cieca e non è andato a finire benissimo. Se non erro, è quello con i tavoli in massello. Esatto. Kenshiro, I'm Ryuken, l'ultimo erede dell'Hokuto Shinken. C'è tutto quello che ci piace. The people need the power of the North Star. Io sto giocando tanto la mattina con quello, con fitness, oh, boxing. Ogni volta il segreto che... della tua forma fisica smagliante. Il segreto della mia forma fisica è che ho messo il Voltaren, perché per fare un montante mi sono tirato la schiena. Ogni volta mi faccio male in un punto diverso, almeno. Eccolo qua, guarda, guarda se non è lui però. E questo in cui tu sei Ken del discount. The people from Southern Cross care us. Questo era il gioco dove c'era lo scenario alternativo, praticamente. Se entri dentro i tavoli in massello, da qualche parte, ricordo. Guarda, ecco, guarda che roba. No, questi sono tavoli di marmo, addirittura. Marmo. Neanche... Salve. Io posso vedere sette ferite sul tuo petto, ma il tuo nome è Kenshiro. Se dicevo di... Ah, ti ho aspettato. Ho servito la tua amata Giulia. Ah no, ma questo però, no, questo è quello... Non racconta... No, questo è quello, esatto, questo è quello originale, scusa. Esatto, questo è RTL. È quello su Super Famicom che inizia con la pietra che uccide Kenshiro. È fantastico. Beh, scusa, quello su PlayStation mi hai fatto vedere, parliamone. Quello con tutto, quello è incredibile. Intanto ci ripenso e rido da solo nel letto. Il mio nome è Lin. Sì, sì, questa è proprio la storia, tutta la storia. Sì, vieni con me. Nice, let's go. Lin, join the group. Kenshiro now. Kenshiro know how to reach minori. Ah, perché comunque... Ah, certo, perché lei è minorenne. Quindi adesso Kenshiro sa come raggiungere i minori. Vabbè. Improvvisamente è creepy. È un po' creepy questa cosa, sì. Però il gioco funziona abbastanza bene. C'è un sacco di gente. Certo, gli uomini King. Vabbè, poi è una palla al cazzo con tutti i giochi di ruolo giapponesi giocati in sovrappensiero. Guarda, diciamo... c'è Bart. Ciao, Bart. Yo, my name is Bat, in realtà. Bob, saluto manager. Vabbè, lui non ti dice sì, no. Lui, vediamo se anche... E in questo momento il termine minori prende un nuovo significato. E vedi, lui vive nei minori. Mamma mia, è terribile questa cosa. Infatti la musica è cambiata, vedi? Un'altra casa uguale a tutte le altre case, ma con il legno e massello. Salve, non c'è nessuno. No, lo so che non c'è nessuno, perché non puoi parlare attraverso un tavolo. Devi per forza andare qua, se no... Benvenuto in mio negozio. Sì, voglio comprare sette ferite. Sette cicatrici. Andiamo a Lin, però. Grazie. Grazie. Che culo! Sono proprio felice adesso. Qualcuno avrà fatto la versione gender bender di Kenshiro. Io, tra l'altro, l'ho fatta, se ti ricordi. Sì, sì, era però molto bello. Era molto bello, però poi insomma... Tu artista come pochi. Artista come pochi. Per fortuna che la mia arte è privata e segreta, Dan, perché il mondo non è pronto. Non è pronto, no. Però è più bella. Cucu dice, non voglio neanche sapere come sarà la trasmigrazione attraverso minori. È una bellissima osservazione. È una bella osservazione. Andiamo, facciamo un combattimento e basta. Southern Cross sarà a sud tendenzialmente, no? È deserto, oh, come cazzo. Il deserto radioattivo. È molto radioattivo e non si può andare da nessuna parte in questo deserto di merda. È Fallout, ma più bello. Più bello, più bello. C'è tutto quello che ci piace. Non ha nessun senso niente, ma strano che non triggeri qualche combattimento almeno, qualche roba. Cioè, triggera, non triggera, capito? Ma perché dall'altra parte qua della...
Deve ancora imparare Cat come i Pokémon, vero Lino Bob? Questa è un'ottima osservazione. Vedete, è un gioco che ti stimola tantissime riflessioni. La diure, sì. Fa ridere, ma fa anche pisciare. Ma i tuoi gatti vomitano qualche volta? Che cosa? I tuoi gatti vomitano qualche volta? No, no. Perché no? Cioè, occasionalmente per le palle di pelo. Che cazzo, il mio gatto vomita almeno una volta in due settimane, dici normale. Sì. Vabbè. Ciao vecchio, dimmi come si fa. Ah, compro una mappa. La Terra è cambiata tanto dalla guerra nucleare. Va bene, ma Dio Cristo, però. Salto guarda, cross... sono degli altri minori. Poi la musica che rallenta perché non ce la fa, è tutto sbagliato. Senta, ah, tante tecniche, sì. Io non mi interessa le tecniche, mi interessa solo una cosa. Andare a dormire a questo punto. Non mangia il bagatto, mio gatto, è solo stronzo. Ecco qua. Ci sono le lavatrici. Sì, lui è la lavanderia. Benvenuto al mio negozio di lavatrici. Se vuoi comprare qualcosa, sì. Cosa vuoi comprare? Dei vestiti. Ken, grazie. Vuoi qualcos'altro? No. Che buono, che palle, oh. È tipo Demon's Crest. Là, come si chiama? Gargoyle's Quest. Solo che Gargoyle's Quest a un certo punto diventa fighissimo e c'ha le parti platform. Poi invece non succede mai un cazzo. Vabbè, okay. Dai, è inutile pensare che questa cosa possa cambiare. Faccio fatica, ma ti lascio alla tua serata con James Carwell e Cowell, come cazzo si dice? James Carwell. Carwell. Che spacca il cavello in quattro e... E poi la cosa bella è che l'avventura, l'interactive fiction di Infocom, di cui stavo parlando prima, no? Quella che esce nell'89, ha un pedigree sensazionale perché è realizzato da David Liebling, che sarebbe l'autore di Zork, certo. dell'Arkin Horror e tutti i giochi più belli di Infocom. Solo che secondo lui è il suo gioco peggiore, quindi l'ha odiato. Ed è, lo trovo una cosa molto bella questa. Ma perché? Perché la odiava? È così. Ma forse perché è un gioco uscito fuori dal tempo massimo, dal 1989 il mercato era cambiato, l'interactive fiction stava tramontando e lui probabilmente si trova con il mondo in cui crede, la sua comfort zone che gli sta, si sta sgretolando sotto i piedi, molto probabilmente per questo. Così è stato. Poveretto, mi dispiace, insomma, è passato tanto tempo, ha fatto anche tanti soldi prima. Adesso sì, mi sembra... è ancora venerato lui, quindi bene così. Ma infatti, pensa che adesso lui per vivere restaura cabinati di Poker Ladies, forse non lo sapevi. Sì, questa è una cosa che pochi sanno. Potrebbe essere. Allora, ciao anche a Torchio che è appena arrivato, noi salutiamo tutti. Sotto il ponte di Zork, certo, sotto il ponte di Verona, c'è una vecchia scorreggiona e di fronte a questa cosa che intanto cascano pezzi di plastica fuori dalle cartucce, questo è sempre bello quando succede comunque. Un pezzo di plastica giù da una cartuccia, ma non riesco a capire tipo puzzle a che cartuccia corrisponde e dove dovrebbe essere messo, ma non è importante. Allora dovremmo fare un raid, ma io non ho voglia, quindi ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Se qualcuno che ha il potere di fare un raid vuole fare un raid, lo può fare liberamente, finché sto dicendo queste ultime fregnacce, perché dopodiché io chiuderò e sarà tutto finito. Intanto salutiamo gli amici su YouTube che hanno visto questa serata, che ha una caratteristica: è cominciata in cui non funzionava niente alle 9:30 in punto, ma da lì in poi ha funzionato sostanzialmente tutto, con qualche problema qua e là, però cartucce piene di sugna, tu infami con pieno di sugna, cartuccia pirata piena di sugna, e invece siamo riusciti a giocare quello che volevamo, cioè giochi mediamente brutti. Perfetto. Vi salutiamo.